Coach John Parco, altri 3 punti, si allunga la striscia positiva, siete arrivati a 4 vittorie consecutive. Stasera non è stata una partita particolarmente spettacolare, diciamo così. Mi è piaciuto di più il primo tempo, poi sì. Non siete stati molto incisivi sotto porta. Vallini ha fatto una gran prestazione, però forse non siete stati troppo lucidi come invece di solito siete. Tu che idea ti sei fatto? Completamente normale. Quando c'è solo una squadra in campo, dopo 10 minuti non credo che sono usciti dalla loro zona una volta. È difficilissimo anche a tenere l'intensità della partita molto troppo alto, ecco, fai fatica anche a trovare stimoli, è così. Ciò nonostante il Fassa, per dire, col gol di Iori, uno dei primi tiri in porta. Esatto, ma è sempre così queste partite, non so se hanno toccato tanto il disco, ecco, tutta la partita, ma sfruttano un'occasione e dopo diventa una partita difficile. Ma siamo abituati a quel tipo di occhi. Sì, era giusto per dire, l'unico appunto che si poteva fare questa sera all'Asiago era che non siete riusciti a chiuderla, a metterla in sicurezza. Sicuramente prima potevamo, se finiva 15-0 questa partita nessuno diceva niente, ma è sempre così contro Fassa, è così. Altre 2 partite, John, si avvicina sempre di più Rouen, ormai penso che anche la testa tua e anche dei giocatori sarà un po' sì. Proiettata a quelle 3 partite che potrebbero diventare le 3 partite più importanti della vostra stagione. Ti faccio sempre la stessa domanda, anche perché è un giocatore importante, come siamo messi con Ulmer? Lei zoppica ancora parecchio, però siamo ottimisti di recuperarlo per il contenimento, però... ripeto, è una cosa che va avanti giorno a giorno, ha fatto dei progressi con la terapia, ma è da vedere, spero, forse sono un po' troppo ottimista, di averlo in campo per il 5 contro Milano. Anche perché sarebbe importante fare almeno una partita. Dagli ecco. 60 minuti. Per... è ancora parecchio gonfio il ginocchio, quindi lo auguro, ecco. Speriamo in bene. John, c'è adesso, praticamente domani, dopodomani, la partita con Valpellice, poi in casa contro Milano, mi sembra, sì, esatto. E poi Rouen. Possiamo già dire che è arrivato in buona condizione all'appuntamento di Rouen? C'è ancora qualcosetta da sistemare? No, a livello di condizione credo che stiamo patinando molto molto bene. Ecco, siamo arrivati pronti, speriamo che vada bene questi prossimi 2-3-4 giorni e dopo non si sa mai. In bocca al lupo, ci vediamo il 5. Ecco. Allora, auguri, buon anno, speriamo sia un 2014 come l'anno scorso, visto che il 2013 ecco, è stato... È andato bene, ecco, anche a voi e a tutti i tifosi di Asiago Hockey. Grazie John. Grazie.